Allora, ci occorre l'AGI affinché cambi tutto. La struttura fisica di un computer non cambia sostanzialmente, quindi le cellule cambiano continuamente, quindi questo riflette anche la differenza tra il nostro cervello e quello che può essere un'intelligenza artificiale. Cioè il nostro cervello è molto più adattabile, molto più flessibile, così come tutto in noi, il nostro corpo si rigenera continuamente. Ovviamente le macchine in sostanza non hanno un corpo, hanno delle strutture fisiche sempre uguali. E quindi sostanzialmente sono differenti in ogni aspetto. Quindi raggiungere questo livello di, diciamo, di adattabilità, di flessibilità che può avere un essere umano probabilmente è molto complicata, diciamo ancora attualmente, per l'intelligenza artificiale. Però ci sono altre caratteristiche per cui è molto più potente rispetto ad un essere umano. E queste caratteristiche sono proprio, ad esempio, la velocità, la memoria, non dimenticano mai nulla, mentre noi dimentichiamo tante cose proprio per questa plasticità, deformiamo i ricordi, non abbiamo sempre, come dire, precisi ricordi esatti di tutto ciò che avviene. Una macchina non dimentica niente, qualsiasi cosa apprende non la dimenticherà mai, proprio perché il suo, diciamo, corpo, non si deteriora. È sempre lo stesso, non cambia. Allo stesso tempo è molto molto veloce e quindi questi sono i vantaggi. Per questo secondo me non ha troppo senso paragonare esattamente diciamo, l'intelligenza artificiale a quella umana, cioè voler per forza creare un'intelligenza artificiale che sia adattabile, flessibile in tutto e per tutto come un cervello umano, anche perché poi sarebbe estremamente superiore a un essere umano, perché se ha l'adattabilità, la flessibilità di un essere umano, allo stesso tempo ha una velocità e una memoria, una precisione di una macchina, è chiaro che è estremamente superiore, sarebbe già superumano in quel caso. Invece, quello che volevo, a cui stavo pensando è che vedendo un po' i livelli proposti, diciamo, futuri dell'intelligenza artificiale proposti da OpenAI, che sono livelli assolutamente raggiungibili, sono livelli che già stanno evolvendo e già siamo in atto di raggiungimento, quindi voglio dire, è assolutamente una cosa sicura che si raggiungeranno tutti questi livelli, già bastano questi affinché cambi tutto nel mondo, cioè non serve l'AGI intesa come intelligenza totalmente, come dire, migliore rispetto a un essere umano. Basta, ad esempio, altre cose. Ad esempio, bisogna puntare su un altro tipo di intelligenza. Non è l'intelligenza umana, cioè ha dei vantaggi e dei svantaggi, bisogna puntare su ciò su cui abbiamo vantaggi maggiori per l'intelligenza artificiale. E OpenAI propone, dopo i chatbot, che sarebbero già potentissimi in realtà, ad esempio GPT-4 può svolgere tutti i task sostanzialmente cognitivi che hanno un valore economico, tranne quelli di ragionamento importanti, insomma, che prevedono un forte ragionamento, perché non fino, diciamo, a livello 1 dei chatbot che vedete nell'immagine, non c'è un vero e proprio grande ragionamento dietro, e quindi tutti i task, tranne, diciamo, quelli scientifici, matematici, sono fattibili a questo livello. Ovviamente, ci sono sempre modi in cui si può dimostrare che l'essere umano è superiore, perché diciamo in alcuni aspetti è inferiore in altri, perché diciamo comunque un chatbot tipo GPT-4, se non si danno informazioni precise, se lo si mette in condizioni di semi-ambiguità, di cose che magari un essere umano riesce a districarsi, riesce a capire
come dire, come raggirare questi ostacoli, il chatbot no, l'LLM non ci riesce ancora, perché appunto non ha quella flessibilità, non ha quella. Però in realtà non ci serve, perché per fare task che hanno un valore economico, non ci serve, ci serve spiegare per bene, con tutte le informazioni, ciò che vogliamo fare. Se facciamo così, già a questo livello, in quasi tutti gli aspetti, tranne quello di ragionamento elevato, quale matematica e scienza, già in tutti gli altri aspetti, il livello 1 sostanzialmente supera, gli esseri umani, è più bravo della media, diciamo, delle persone, in questo, tipo di task. Ovviamente parliamo di task esprimibili a parole, quindi linguistici, non visuali, non visuali ad esempio, o con altri tipi di modalità, insomma, che non sia il testo. Quindi parliamo solo di task testuali per ora. Il secondo livello dei reasoner si avrà, diciamo, si sta raggiungendo già. Con l'ultimo rilascio di O1 di OpenAI, che in pratica è in grado di risolvere anche problemi in cui ci vuole un ragionamento complesso, quindi a livello di PhD, a livello di dottorato di ricerca, e riesce quindi a raggiungere il livello degli esperti anche in ambito matematico e scientifico in questo sistema, sempre per quanto riguarda i task testuali. Successivamente, ovviamente, nei prossimi anni ci sarà un'evoluzione anche della multimodalità, e quindi non soltanto più task testuali, ma anche task visuali e forse anche task che includono una multimodalità di visione, testo e anche magari suoni. Prima o poi, insomma, nei prossimi anni, a breve, diciamo, prossimi 2 o 3 anni, saranno allo stesso livello in cui hanno raggiunto la modalità testuale più o meno, quindi superiore agli esseri umani praticamente in tutti i task cognitivi, ovviamente superiore alla media, e ovviamente se gli si forniscono le informazioni giuste, se non si paragona, diciamo, alla flessibilità, alla capacità, alla velocità di apprendimento, alla capacità di apprendere nuovi contesti, di trasportare le informazioni da un contesto a un altro. Se non si paragonano a queste cose, ma soltanto i task che hanno un valore economico, sostanzialmente, quelli sostanzialmente bastano pochi anni. E l'intelligenza artificiale supererà, diciamo, ancora di più, di gran lunga, l'essere umano in ogni task cognitivo, sostanzialmente. A questo punto ci sarà il livello 3, in cui non soltanto ragionano a livello di un esperto, quindi risolvono un po' tutti i task cognitivi a livello di un esperto, ma riescono anche a intraprendere azioni a livello di una persona esperta, cioè a effettuare dei task pianificati molto lunghi, ad esempio, oppure effettuare proprio azioni vere e proprie come quelle che effettua appunto una persona. Quindi avranno non solo la capacità di svolgere questi task, ma anche una maggiore autonomia, cioè non avranno bisogno nemmeno più di, come dire, una persona che gli organizzi i task da compiere, perché collaborando tra di loro li compieranno tutti assieme, quindi faranno, diciamo, da soli sostanzialmente. Poi c'è il livello 4, qua già abbiamo superato abbondantemente, già dal livello 3, insomma, le capacità umane. Abbiamo detto fino al livello 2, una volta che avranno una completa multimodalità, e potranno, insomma, già adesso, ragionare, diciamo, a livello umano, a quel punto avranno superato praticamente in tutti i task cognitivi, gli esseri umani.
ovviamente senza considerare la flessibilità che vi dicevo prima. Mentre a livello di agente, già al terzo livello, faranno già di più degli esseri umani, insomma, si coordineranno tra di loro, intraprenderanno azioni, quindi non singoli task, saranno più autonomi. Dopodiché ci saranno il livello 4, secondo OpenAI, di innovatori, cioè capaci proprio di creare nuove scienze, nuova matematica, nuove cose, quindi automigliorarsi, di migliorare. Ovviamente tutti gli aspetti scientifici del mondo e quindi di creare vere e proprie invenzioni, di appunto aiutare o creare invenzioni da sole. E questo è un livello superiore ovviamente agli esseri umani, pochi esseri umani creano qualcosa, una intelligenza artificiale in grado di farlo è chiaro che supererà tutti i livelli. In poco tempo le invenzioni, una quantità di invenzione mai vista ci sarà, superando di gran lunga appunto gli esseri umani. Infine il livello 5 che OpenAI ha previsto, probabilmente nell'arco, diciamo, non stiamo parlando più di 3-4 anni, entro più o meno 2028-2030, quindi 5-6 anni più o meno, probabilmente raggiungeranno il livello di organizzazione, cioè l'intelligenza artificiale riusciranno a effettuare il lavoro di una vera e propria intera organizzazione, di un'azienda sostanzialmente, collaborando tra di loro tramite il livello di agenti, creando nuove cose. Tramite, diciamo, le scoperte del livello 4, le funzionalità del livello 4 di innovatori e coordinando il tutto, decine, centinaia o addirittura migliaia, di agenti, tramite appunto, questa capacità di organizzazione e di pianificazione a livello, molto, molto alto e quindi sostituiranno vere e proprie aziende e quindi in questo caso non solo hanno superato gli esseri umani di gran lunga già dal livello 2, non solo hanno acquisito una forte autonomia col livello degli agenti e non solo hanno acquisito la capacità di inventare nuove cose molto più, in maniera molto più veloce e avanzata degli esseri umani, ma avranno imparato anche ad organizzare una vera e propria azienda, sostituendo una vera e propria organizzazione. Quindi quello che voglio dire è che anche se non sarà nemmeno a questo livello una vera e propria AGI, intesa come avere tutte le capacità cognitive umane, ad esempio la capacità che dicevo prima di flessibilità, adattabilità a nuove situazioni, capacità di adattarsi a un nuovo contesto in maniera veloce, quindi di capire velocemente, apprendere velocemente nuove cose e metterle subito in pratica. Magari non avranno queste capacità, però a livello 5 avranno rivoluzionato comunque il mondo perché per quello che interessa a noi, i task, diciamo in questo caso non proprio i task, proprio tutte le attività che hanno un valore economico saranno molto al di sopra degli esseri umani come capacità. E quindi, come dire, non c'è bisogno dell'AGI vera e propria per trasformare totalmente, per cambiare totalmente il mondo. E questo era il mio ragionamento che volevo fare.